Pronto? Ehi, Beppe, come sei? Ma io ti ho chiamato apposta. Ho aperto sto forno proprio per cercare di dare una mano. Ho capito. È dura sì. Guarda, io ho parlato poco fa con Lotti. E Lotti è perplesso perché dice, vabbè, ma a noi c'è stata fatta l'offerta. Dice, che facciamo? Gli diciamo di no, andiamo a parlare perlomeno. Io a Lotti ho fatto presente una cosa, ascolta Beppe. Ho detto, ma vi rendete conto che fate Movimento 5 Stelle più il PD, lasciate fuori quelli che sono i partiti più rappresentativi del nord industriale. Ma che fate, il governo del regno delle due Sicilie? Beh, ma dico qualche cosa, no? Vabbè, scusa, no? Scusa Beppe, ma no, ma anche perché, ma se... Scusami un attimo, ma se domani, puto a caso, io non ci credo, ma se chiudete un accordo, no? Ma ci sono impegni internazionali, io dico, fra Di Maio, per carità, bravo, tutto quello che vuoi, e Renzi, che perlomeno ha 5 anni di premierato alle spalle, una certa esperienza, dico, allora arriviamo Renzi. Ma poi almeno... ho capito, ma scusa, ma allora lo poteva rappresentare in un altro modo, no? Lo poteva rappresentare in un altro modo. Quale? Te lo dico io. Siccome voi avete sempre detto nessuno resta indietro, e questi con la scoppola elettorale che hanno preso, ma stanno proprio dietro, potete dire, ah, sai, è un'opera misericordiosa, mo è stata spacca voi, se stanno a spacca loro, ma dai, su, lo so, è una tarantella, ma è tutto assurdo, vedi, il fatto che adesso Figo, bravo ragazzo, per carità, adesso stamattina va su al Quirinale, poi gli chiede altro tempo, ma gli chiede altro tempo perché? Perché oggi è giovedì, venerdì, sabato, domenica se vota, al presidente, pure che domani venerdì gli va a dire guarda non c'è niente da fare, e il presidente si prende 48 ore di tempo per ragionare, vede le elezioni come vanno, ma allora si poteva di subito, no? E il governo si fa dopo le elezioni. Perché è chiaro che se Berlusconi su prende la scoppola cambia tutto, no? Io non lo so, guarda, veramente non so più. E se si va, scusa, se si va a votare che fai? Ti ripresenti con. Che paraculo che sei, io. La doppietta c'ha due colpi. Sparato il primo, spariamo il secondo. Vabbè, staremo a vedere, però se si continua con questi vedi, queste cose, no, ma io non lo so. Oh, mi raccomando, la legge elettorale sia qualche cosa, io non sono un esperto, però io dico ci abbiamo la legge dei l'elezione dei sindaci, no? Che veramente dopo, il giorno dopo se gli ha vinto, sai come è composto, ci mettete dentro le preferenze, le cose, io ci metterei anche una bella soglia al 6-7%, così famo fuori tutti sti cespugli, cespuglietti, piantine e cose varie. Lo so, ma quelli hanno preso tutto, no? Ma pure Abbonino se sono preso,
già l'avevano andato a fanculo poco coso, Pannella. Ma che hanno fatto a Bonino? Democristiani, radicali, magna preti, viva i preti, e dai. Va bene. Ok, rimaniamo in contatto. Ma io voglio telefonare pure a Di Maio, Ma telefono a Di Maio, telefono a Salvini, telefono a Berlusconi. Sono sceso in campo, guarda. No, stai tranquillo, no, non farò mancare il mio contributo. È la nazione, come ho detto a Lotti, è la nazione, è da tutti. Non è mia, non è tua, non è di quell'altro, è da tutti. E ognuno faccia la sua parte, c'hai ragione. Va bene Beppe, ti saluto, buona giornata e buon lavoro.